Beh, diciamo che sì, ne valsa la pena, anche se poi tutta questa emozione non l'ho vissuta. A parte questo, io la volevo dedicare a Piero La Carbonara, il mio socio, perché se non c'era lui non mi vivevo queste giornate, per cui ringraziare mister, squadra, staff. È vero che ancora abbiamo fatto nulla, però, come dire, ogni viaggio importante inizia col primo passo. Noi abbiamo fatto una richiesta alla Lega per fare almeno altre 12 partite, perché ci sembra adesso riduttivo farne solamente altre due dopo 3-4 campionati, per cui non vorremmo perdere, ecco, il ritmo in questo momento. Per cui penso che fino al 31 dicembre vorremmo continuare questo campionato. L'obiettivo è quello, adesso quindi pensiamo una partita per volta, godiamoci almeno questa oggi, poi ci rimettiamo da domani a pensare all'obiettivo finale. Sarà un po' più lontano, anche se abbiamo richiesto di farla a Malta per semplificare un po', diciamo, le trasferte, la logistica, sempre in linea, ecco, con quelle che sono le tendenze della Lega. Per cui o Malta oppure in Marocco, perché diciamo che le temperature non lo permettono qui, però Malta e Marocco potremmo fare meglio. I tifosi sono veramente, come dire, il cuore pulsante di questa squadra. Io ho perso la voce oggi, ma sono contentissimo. È lo 0-0 più bello della mia vita.